Buongiorno a tutti, siamo da Eric e Ruth che stanno provando ad avere un bebè e poi Ruth dovrà fare il test di gravidanza, anche se all'epoca non c'era, ma non posso esimermi dal farglielo fare perché sennò non le viene il pancione, quindi deve farlo e vediamo come migliorare la propria istruzione. No, Gioia non può andare a... No, non può andare a... Eccola che Ruth è incinta. Ma qui cos'è successo? Manca qualcuno per questo che lei è rimasta incinta. Lo dice Eric. Eric è felicissimo. Si mangia per due. Benissimo. E qui vedete che ci sono Hansel e Gretel cresciuti. Lei era cresciuta la volta scorsa. Dunque Ruth è incinta. Tu riparami questo, amor mio. E lo deve dire, lo devono annunciare loro. Ruth, perché ti sei vestita alla festa? Perché devi annunciarlo a tua suocera? Ah no, vai a fare il bucato. Molto bene, brava, porta la cesta. Però oggi volevo farvi vedere che Ruth è incinta, che sono cresciuti Hansel e Gretel e erano più belli da piccoli, secondo me. Dove sei andata tu? Cosa fai qua in mezzo? Va bene, però il nostro scopo è andare a vedere questo gocciolo ancora, questo è un baghettino di questo stendino qui, perché gocciola da un mese, quello che stendono qui non gocciola. E niente, noi andiamo a vedere Britta sposata, ormai si è sposata, vi avevo detto che non avrei fatto la festa di matrimonio. E si mangia per due, anche Britta è incinta. Ma adesso lo sta dicendo a Gunther. E Gunther deve trovarsi anche lui il lavoro da militare. Cerca un lavoro. Ai ai ai, la gravidanza di Britta comincia maluccio. Allora, Britta, tu hai dormito abbastanza, tu vai nell'esercito anche tu, per forza. E quindi vai a fare jogging. Ok. Devi andare a fare jogging, no? Sì, lui. Ah, esercitati a marciare. Lui c'ha da esercitarsi a mangiare, a marciare. Altre scelte, marcia intorno. Vai. Aulubine, tu invece qui pretendono che tu aiuti, ripulisci questo bicchiere e quindi lei deve aiutare in casa. Qua è assolutamente tassativo. Intanto lui è tornato dal jogging e ha fatto le sue vacanze, al lavoro fra 4 giorni, va bene, e presumibilmente anche lui al lavoro fra 4 giorni. Ok, raggiungi il livello 3 di forma fisica, questo Gabriel ce l'ha, lui non ce l'ha, per cui marcia intorno, vediamo se va avanti la forma fisica marciando intorno. Sì, meno male. Ok, poi farà jogging. Mi fa morire quando marciano intorno, è troppo buffo. Gunther, in effetti devi andare giù di peso, tesoro, eh. Ok, Britta, prepara la colazione. Britta sta parlando con Gabriel. Insomma,
è molto felice, infatti, anche perché parla con Gabriel. Va bene, dai, mangiati un pezzo e poi devi andare a fare la pipì, tesoro, perché tu sei anche incinta. E anche lui deve andare in bagno, farsi un bagno, andare a farsi vescica. Esercitati a marciare, marcia intorno, mizzica, però è più lunga che il jogging, questa cosa qui, accipicchia. Ce ne va. Dai che raggiungi il 2 di forma fisica. Tu stai mangiando, sì, insieme a tua cognata. E parla con tua cognata, dai, condividi la grande notizia. E condividi la grande notizia. Anche con lui. Sì, lo sai, Gabriel, tuo fratello mi ha messo incinta al primo colpo. Saresti stato capace tu? Sì, sono incinta. Beh, Gabriel sembra contento, va. Ormai lui è rassegnato che lei sia di suo fratello. E lei ha giurato, stragiurato e strapromesso alla madre e a suo fratello Henrik che avrebbe fatto la brava. E devi pulire però, Gioia, sì? Sta ripulendo Marta, va bene. Ok, allora tu tesoro hai finito? Oh sì, puoi andare a casa e farti un bel bagno. Ok, vai, tira l'acqua, benissimo. Adesso tocca a tuo marito, usa e fai un bagno. E fai il bagno. Nel frattempo, Berenice sarà bene che si svegli. Vada anche qui, sono sempre sul bagno però, ragazzi, ma cos'è? L'acqua pura del 1910, quando l'acqua era ancora pura. Mangiati una pezza, no, prima devi andare in bagno, anche tu, usa, svegliati pure, Berenice. E tu devi andare anche a lavorare, mi sa. Eh sì, fra 2 ore, caro il mio tecnologo medico. E quindi svegliati anche tu e prendi un pezzo. Ah, è vero, Marta va ancora a scuola, piccina, lei ancora va a scuola, eh sì. Bravo, mangia così poi vai a lavorare. E vediamo Britta, quanto le manca. Secondo trimestre fra 21 ore. Mizzica Britta, ma sei pazza? Cambia abito, ma sei fuori di testa. È che avrai caldo con questo qua. È che non ho più nella cartella Moz i vestiti che avevo scaricato. Non li trovo più nella cartella Moz e non ho voglia di andare a riscaricarli. Per cui adesso lei si prenderà un colpo di calore. E niente, le faccio mettere quello per, vediamo se ce l'ha quello per il caldo. Sì, dai, mettiti questo. Poi ti riporto nel casso dopo. Non sono le scarpe giuste, ma vabbè. Ok, dai, tu vai su. Tu sei andato e fatti sto bagno, Gioia, su. Fatti sto bagno che puzzi e non va bene. Fai il bagno. No, non partecipiamo perché dobbiamo occuparci del rapporto di Britta con sua suocera che si sta lamentando con Britta. Guarda che tu sei in questa casa e devi anche aiutarmi a pulire. Quindi, Britta, datti da fare. No, no, ripulisci, togli il lavoro a tua suocera. Lo sai che tua suocera è severa, integralista. È molto molto insomma, devi stare molto attenta e già che ci sei, allora fai anche il bucato. Fai il bucato, lava, no, non tu.
lo deve fare Britta. Lo so, fai il bucato, lava nella tinozza. La cosa che mi fa paura è che l'insegnante deve correre a quindi chiede agli studenti di stare in classe in silenzio a leggere il testo. Marta deve farlo o può provare a fare un po' di altri compiti? No, leggi, dai, tu sei obbediente. No, non può lavare, non può fare il bucato perché questa non è ancora asciutta. Però puoi cambiare l'acqua, sostituire l'acqua, così la prossima volta che usi l'acqua sarà pulita. Intanto, i ragazzi possono andare anche a pescare, così procurano il pasto. Fai un gruppo, è tutto flirtante lui, forma un gruppo con tuo fratello e vai a pesca insieme. Ma hai già sonno e certo avete fatto una notte brava voi due, eh? Pesca insieme a Gabriel, vai. Allora, poi questa casa delle bambole la togliamo. E insomma, questa è Britta Weber che volevate vedere sicuramente nella nuova sistemazione. Per cui non ci resta che aspettare e vedere quando nasceranno i due piccolini. Britta, ma avete fatto una nottata proprio di quelle würstel e fagioli. Mangia, intanto torniamo da. No, Gioia, noi non possiamo andare all'università. Qui siamo nel 1910. Sì, c'erano le università, ma di sicuro non ci possono andare loro, perché non possono. Assolutamente non si può. E andiamo a vedere, come va la gravidanza di Ruth. Ecco, siamo arrivati che nessuno va al lavoro. Molto bene. Allora, in ritardo per il lavoro, vai al lavoro. Guardate come sono disgraziati. Vai al lavoro. Vai a scuola. Vai a scuola. E vai a scuola. Siete dei disgraziati se non ci sono io. Allora, vediamo Ruth. Come va il pancino? Ma qui non me l'ha aggiustato nessuno. Aggiustalo tu, dai. E qui si respira tutta un'altra aria. Britta per forza è triste in quella casa cupa. Questa è una casa luminosa, quantomeno in salotto c'è la luce elettrica. A casa di Britta, dove sta ormai sta Britta, la luce elettrica gliel'hanno messa solo nella camera matrimoniale. E quindi, insomma, Britta in quella casa cupa lì si dovrà abituare. Come stai tu? Hai fame? Qualcosa? Questo cos'è? Pasticcio di taco, mettilo dentro. Sta torta? Non ci sono stati compleanni. Brava. Allora, lei, vediamo, la gravidanza è fra 11 ore, quindi ci sono pochissime ore di differenza fra i due cuginetti. Adesso vedremo quando nascono e intanto questi altri disgraziati qui sono andati al lavoro in ritardo, a scuola in ritardo e c'è da fare il bucato e insomma, Elga, per quanto pigra possa essere, si lamenta che c'è sporco, quindi questo lo fa fare a lei che non è faticoso, ma il bucato non lo farebbe mai fare a una donna incinta, raccogli i cumuli di abiti e fammi il bucato. Sostituisci l'acqua. Perché sembra pulita l'acqua e fai il bucato, gioia mia, va? Sì, perché qui se no è già piena la cesta. Infatti, fai il bucato. Ah, ma come?
questi erano. Ma come appendi al filo stendibiancheria? Ma che succede qui? Si è buggato il bucato? Boh, vabbè. Fai il bucato, brava. Appendi al filo stendibiancheria, ma che ne so io. Questo qui è bagnato da un mese, prendi e posa il bucato e lo buttiamo via. Si vede che, boh, non lo so, non capisco. Comunque, lei non fa fare i lavori pesanti a una donna incinta. E, Ruth, anche questo è da riparare. Prova un po' a ripararlo, va, prova un pochino. Così ti fai almeno un po' di manualità, gioia mia, va? Non puoi stare tutto, lo so che sei incinta, poverina, ma intanto Elga cos'ha da essere disturbata? Prepara un bel pranzetto. Oh, vediamo com'è sto bucato, se è lercio o se è pulito. Cosa c'è che non va col braccino, gioia mia? Pulito, meno male, va bene. Non puoi togliere questo. Allora sai che facciamo? Questo qui è buggato, lo vendiamo, ok? Ecco fatto. Va bene così, amore? Ok. Adesso preparami il pranzo che tua nuora ha fame e mi inforni un meraviglioso torta alla frutta. No, una bella no, c'è tutto dolce, allora però lei sapeva fare vabbè, fai la torta di patate dolci, dai, che adesso non avendo più l'orto non hanno più nemmeno la frutta e la verdura nel frigorifero. Comunque ragazzi, io credo che la puntata sia giusto, l'episodio sia giusto terminarlo qui. Adesso dovremo fare avanti e indietro con la casa dove sta Britta, con i Fisher. Ormai Britta è una Fisher che ha messo la testa a posto, pare. E invece lei è una Weber. Quindi dovremo fare avanti e indietro fra casa Weber e casa Fisher per vedere quando nasce il bebè di Ruth. Dopo poche ore nascerà anche il bebè di Britta e vedremo. Gliel'hai data la grande notizia a tua suocera? Devi dargliela la grande notizia. Poverina, lei ancora non lo sa. Condividi la grande notizia, gli sarai nonna, Elga, lo sai? Non c'è grande rapporto fra loro due, eh? E d'altronde non si conoscevano tantissimo. Condividi la grande notizia. Oh, sarò nonna, ma che meraviglia, sono contentissima, dai, cercate di fare un po' di amicizia, chiedi della sua giornata, c'ha le caviglie un po' gonfie, conversazione profonda, c'ha le caviglie gonfie la nostra Elga, sì. Sì, dai, diventate più amiche. Prendi una porzione e io vi saluto, ragazzi. Prendi una porzione, vi saluto e la prossima settimana probabilmente vedremo nascere i bebè di entrambe le famiglie. Eccoli qua che tornano probabilmente affamati. No, prendi una porzione di questo. Ansel non ha fame. È triste per la scuola, lei invece ha fame, prendi una porzione e lui, vabbè, non ha molta fame, si può mangiare questo pezzo di torta qui, è tornato dal lavoro, mentre lui è ancora a lavorare ed è ancora medico generico perché deve fare tre operazioni chirurgiche, ma a noi ci sta bene anche se resta ancora per un po' medico generico.
Ah, se l'è presa. Ma hai rubato la torta a tuo figlio. Prendi una porzione di questo allora, Enric. E tu, quando torni, prenderai una porzione di questa. Ragazzi, vi saluto e lei non me l'hanno cambiata, no, meno male, perché ho trovato tutti i vestiti cambiati. Va bene, ma non solo perché non ho più quelli ICC, ma comunque in ogni famiglia mi trovo sempre gli abiti scombicchierati. Vi saluto ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao!